Cari amici, ben ritrovati in questa nuova registrazione videoclip che renderò disponibile domani, lunedì 7 ottobre. Non poteva essere altrimenti, anche in questo filmato, parlare di WWE e come vedete dall'immagine di copertina. Questi due straordinarie superstar, chiamiamole anche, ovviamente una certo grandissima leggenda, l'altra che si appresta ad incarnare, cioè da una parte The Rock e dall'altra Cody Rhodes, che quindi praticamente sono la generazione comunque a confronto, ma la classe c'è. Ebbene sì, perché dopo la contesa di chiusura del pay per view Bad Blood, che tra ritorni, colpi di scena e quant'altro ha regalato davvero un grandissimo spettacolo in 3 ore e poco più di 3 ore di show, quindi tantissimo, tante emozioni. Stavo dicendo, perché questa immagine scelta da parte mia nella copertina? Perché dopo la contesa di chiusura che ha visto Cody Rhodes e Roman Reigns battere la nuova Bloodline, Solo Sikoa e Jacob Fatu in quasi 26 minuti di combattimento, possiamo dire che quella famosa rivalità che diciamo l'anno scorso inteso come percorso annuale della WWE, che non voleva vedere contrapposte a WrestleMania The Rock e Cody Rhodes, ma penso io e penso tanti altri fan, appassionati, youtuber e quant'altro, che il 2025, quindi WrestleMania 41, dovrebbe essere il palcoscenico giusto per vedere opposti l'uno all'altro, non per forza magari con un titolo in palio, anche perché già i due performer sono eccezionali, straordinari. Quindi in questa contesa abbiamo avuto il ritorno di The Rock. CM Punk e Drew McIntyre hanno aperto il pay per view in un Hell in a Cell match come non può essere degno di un Bad Blue, ovvero molto, tra virgolette, non hai dato appunto ai deboli di cuore. Nia Jax ha mantenuto la corona Women's Championship contro Bayley, nonostante questo tira e molla, dai e prendi da parte di Tiffany Stratton per quanto riguarda il Women's Money in the Bank, ma lì anche sicuramente piano piano si stanno avendo delle evoluzioni. E si arriverà ovviamente a una meta che magari ci riconoscerà l'esito finale tra un mese, tra 2 mesi, tra un paio di mesi, non lo sappiamo. Damian Priest, Finn Balor, che forse magari sì, c'è la storia ovviamente del Judgment Day da una parte, di Rhea Ripley e Damian Priest dall'altra. Ovviamente più questa sfida impreziosita, diciamo un po' della sponsorizzazione del videogioco imminente all'uscita Dragon Ball Sparking Zero.
prima di Cody a Roman contro la nuova Bloodline abbiamo avuto Rhea Ripley e Liv Morgan. Vittoria per squalifica da parte di Rhea Ripley, che ha visto però un po' da una parte l'inaspettato, dall'altra qualcuno magari lo aveva un po' speculato, tra virgolette, il ritorno di Raquel Rodriguez, che ricordiamo comunque ha dovuto vivere un paio di mesi con un problema di salute non di poco conto. Bene, quindi comunque oltre a Raquel e The Rock abbiamo avuto anche ritorni di Jimmy Uso, sempre una contesa tra Cody e Roman. Abbiamo avuto Goldberg nel momento diciamo di segment di Triple H, Gunther ricordiamo che difenderà il massimo all'oro mondiale nella puntata di lunedì di Monday Night Raw. Bene, noi ci vediamo quindi alle prossime occasioni. Io vi rilancio sulle mie piattaforme social, Facebook, Instagram e YouTube. Ciao!